Allora ragazzi, salve a tutti. In questa che è una forse delle recensioni più difficili che faccio. Siamo sempre in mezzo al verde, così stemperiamo un attimo gli animi, perché devo dire che devo fare questa recensione da un po'. Però in questi giorni ha piovuto, insomma, non sembra neanche che siamo a metà maggio, ecco, che stia arrivando l'estate, anzi. Siamo ritornati a rimettere, diciamo così, i vestiti quasi invernali, giubbotti e tutto il resto. Vabbè, sia, so che ci sono parti d'Italia che se la passano peggio rispetto a quello che c'è stato qui. E naturalmente siamo sempre in mezzo al verde, vi dicevo prima, i lavori in casa si sono interrotti per via dell'acqua. Comunque sì, ragazzi, sto prendendo alla larga, perché oggi parliamo del libro scritto da Pieramaggio dal titolo Denise. Per te con tutte le mie forze. E qui c'è Pieramaggio. Insomma, ragazzi, la situazione più facile parlare, sinceramente, di supereroi, di fumetti rispetto a una storia reale. E questa naturalmente è una storia che, quando è successa, era il 1 settembre 2004, io ero ancora un ragazzo. Negli anni ho seguito la vicenda del rapimento di questa bambina, che non aveva ancora compiuto neanche 4 anni, e col tempo mi sono appassionato sempre di più a questa storia, perché col tempo mi sono sposato, sono diventato genitore e ho potuto capire quello che ha provato questa mamma. Allora, in questo libro, che è edito dalla PM, sono 152 pagine, contiene due lettere finali bellissime, una scritta da Pieramaggio e l'altra scritta da suo figlio Kevin. E direi che non vi so dire il prezzo, perché come vedete è stato un regalo. Ho regalato io questo libro a mia moglie nel tentativo disperato di far leggere qualcosa, però devo dire che a distanza di... l'ho regalato per Natale, a distanza di mesi questo libro giaceva sul suo comodino, ferma a pagina 40, insomma, e quindi ho detto: sai che c'è? Adesso mi leggo questo libro e gli diamo dignità. Allora, dentro questo libro, allora, io sono grande appassionato di cronaca, quindi seguo tutti i programmi, ecco così, che parlano delle vicende di cronaca, da Ore 14, da Chi l'ha visto, a Quarto Grado, ecco, tutti questi programmi così che cercano di occuparsi anche di questi casi. Naturalmente parlano di casi di attualità, però come è successo anche con Manuela Orlandi e con tanti altri casi, diciamo così, che sono passati adesso 19 anni dalla scomparsa di Denise, 19 anni, 19 lunghissimi anni. Ed è grazie anche a questi programmi che l'attenzione mediatica continua a essere presente, perché come dice Piera, non c'è nessuno che materialmente sta più cercando Denise. Allora, il libro io lo dividerei in due parti. Una prima parte in cui Piera racconta quella che è la sua famiglia, volendo anche la sua vita, la sua infanzia, il rapporto così col primo marito, con Tony Pipitone, come si sono conosciuti, la difficoltà nell'avere un figlio. Ho scoperto tramite questo libro che il primo figlio, Kevin, di Piera, intanto ve la faccio vedere, di Piera è frutto appunto di una fecondazione assistita. E mi ha fatto riflettere la stessa Piera quando ha detto: perché quando ci sono dei problemi, quando una coppia non riesce ad avere dei figli, già si parte dal presupposto che la colpa sia della madre, ecco, della donna, ecco, così, scusate, della donna. E quindi ha descritto con dovizia di particolare tutte le indagini che si è dovuto sottoporre, naturalmente invasive. Devo dire che Piera lo fa senza mezzi termini, ecco. Questo sottotitolo, Per te con tutte le mie forze, devo dire che Piera veramente ha fatto un grande sforzo veramente nell'aprirsi, ma l'ha sempre fatto fin dal primo momento. La sua priorità è sempre stata quella di ritrovare Denise. Ecco, racconta tutti questi particolari e mi ha fatto riflettere quando dice che alcune cose però non le ha rivelate, cioè alcune foto di Denise non le ha fatte vedere, alcuni particolari intimi così li tiene per lei, perché ha paura
che magari parlandone possono svanire. Lei vive in una sorta di limbo, a difficoltà. Ora poi vi leggo qualche passaggio che mi ha fatto particolarmente commuovere e che mi ha fatto soprattutto riflettere. Ogni tanto c'è qualche zanzara che devo allontanare. E quindi la prima parte, diciamo che così, per me è stato veramente uno scoprire tutti questi particolari intimi della sua vita privata, il suo rapporto con la madre, appunto il rapporto col marito, insomma non voglio star qua a raccontarvi tutto. La seconda parte invece è incentrata un pochino su tutto quello che è successo dopo il 1 settembre 2004. Ecco, diciamo, questa parte qui non dico che magari poteva essere più approfondita, perché in fin dei conti secondo me il libro è ben bilanciato. Entrare così nei dettagli processuali, nei dettagli delle indagini, nei dettagli di tutte le ragazzine che di volta in volta l'hanno sottoposta, diciamo così, è andata lei a trovare, è andato addirittura a Marrakesh, è andato... Insomma, vi ricordate anche di Olesia nel 2021? Diciamo, tutti i fatti di cronaca che io ho seguito, quindi non erano per me nuovi. Però devo dire che la prima parte è stata molto, molto interessante, soprattutto per questi particolari. E un particolare veramente così straziante, questo non me lo sono appuntato, ve lo racconto io. Che è chiaro, come ed è lampante, come siano stati fatti errori nelle indagini. Questa bambina è scomparsa da Mazara del Vallo. Io in un paesino dove sono stato la scorsa estate, forse chi mi segue da tempo ricorderà i miei post che ho fatto un anno fa, ad agosto, in cui sono andato a Mazara. E devo dire che, a parte la città è meravigliosa, una delle città veramente più belle della Sicilia, un Duomo pazzesco dove c'è veramente... si respira, diciamo così, la contaminazione saracena che c'è stata ai tempi. E con queste palme che ci sono addirittura lì nel Duomo, ecco, e il castello normanno, vabbè, comunque se non voglio andare così, mi sarebbe piaciuto incontrare Pieramaggio. Ho visto che c'erano anche dei manifesti appesi "cerchiamo Denise", mi sarebbe piaciuto incontrarla, però non sono, diciamo così, mi sono affidato un po' al caso, ho detto: se la incontro mi piacerebbe stringerle la mano a questa donna. Però Piera, come dice anche in questo libro, non ha bisogno di supporto morale, non ha bisogno di qualcuno magari che le stringa la mano e dica "sono con te", ha bisogno di qualcuno che cerchi Denise. Ecco, questa qua è quello che traspare in questo libro, cioè se veramente qualcuno vuole aiutare Pieramaggio, deve fare qualcosa per aiutare Denise. Ora io nel mio piccolo non saprei sinceramente cosa fare, però sono nati tanti, adesso ci sono i social, quindi il far girare continuamente la foto, quello di non mollare mai, di mantenere sempre attiva, dipendesse da me ne parlerei ogni giorno nei programmi. Devo dire comunque sia che Milo Infante nel programma Ore 14 che c'è su Rai 2, a me mi ha sorpreso, non lo nomina in questo libro, non so perché. Un programma non lo nomina, che è quello di Quarto Grado, io quello l'ho capito perché lo nomina, perché lì a Quarto Grado c'è un ospite che si chiama Carmelo Abate, che spesso, insomma, diciamo che non è, per usare un eufemismo, dalla parte di Piera, ecco, dalla parte di Pieramaggio. Ma non voglio addentrarmi su questi particolari, però non mi è sfuggito questo fatto che lei nomina tantissimo chi l'ha visto, non nomina mai un programma come Quarto Grado, che spesso si è occupato appunto anche del caso di Denise. E Milo Infante è uno invece che è andato anche a Mazara del Vallo, ha cercato comunque sia, dando grande appunto così disponibilità all'interno del programma, Pieramaggio ogni volta che volesse andare di fare gli ennesimi appelli e via dicendo. Ecco, racconta anche di quando è andata per la prima volta a Domenica Inn da Mara Venier. Ecco, sono tutti quanti dei dettagli che qua Piera percorre. Ecco, vi stavo dicendo comunque sia, del dettaglio che poi mi ha fatto così commuovere particolarmente è stato perché le indagini sono state fatte veramente male. E pensate che non esiste, io questo l'ho preso qua, non ci sono le impronte digitali di Denise. Non è stato possibile prenderle dai suoi giocattoli, non è stato possibile isolarle dalla macchina di sua mamma, che come sapete
Denise è scomparsa, quella mattina è andato a un corso di informatica, dopo tutta un'estate passata insieme, ogni giorno, l'1 settembre è andata al corso di informatica. E quindi chi ha rapito Denise sapeva che quella mattina lei non c'era, aveva affidato la bambina a qualcuno e quindi poteva essere in un certo senso più vulnerabile, ecco così. E quindi a casa di sua madre c'era questa macchina che nel garage in cui Denise giocava con i cuginetti. Ecco, quando a distanza di, adesso non mi ricordo se erano giorni, addirittura mesi, e la polizia o i carabinieri sono andati per prelevare, per cercare lì delle impronte digitali di Denise, e quando hanno messo in luce, diciamo così, questa macchina, si è vista l'impronta della mano di Denise sul vetro. E Pieramaggio in quel momento ha avuto come un flash, come un lampo, no? Ha immaginato che Denise, magari in tutti quei giorni o in quei mesi, si era nascosta dentro quella macchina. Quando ha visto quella manina lì, poi naturalmente dentro la macchina non c'era niente, ed è crollata in lacrime. E questo per farvi capire come una madre arrivi completamente a dissociarsi dalla realtà, come l'unico pensiero che le resta è quello appunto di cercare la figlia. Vi voglio leggere ora alcune parti, perché mi rendo conto che poi il video diventa particolarmente lungo. Ecco qua, alcune riflessioni, alcuni spezzoni, alcuni pezzetti che io ho preso, in cui qua Piera dice: adesso sono una persona diversa, si riferisce adesso, sono diventata più fredda, distaccata, sono più triste. Per me la vita si divide in due parti, prima e dopo il rapimento di Denise. Prima anch'io ero divertente, sapevo far ridere, sapevo stare al centro dell'attenzione. E poi dice: forse è stata questa la molla che ha fatto scattare in Piero un'apertura verso di me. Naturalmente, ragazzi, ci sono tanti dettagli riferiti naturalmente a Anna Corona, a Jessica Pulizzi, la figlia di Anna Corona, l'altra figlia. Naturalmente racconta dei dettagli particolarmente interessanti di come questa persona, di come Anna Corona fosse attratta anche dal punto di vista sessuale nei suoi confronti. Racconta tutta una serie di approcci durante un massaggio. Insomma, ho appreso anche queste cose. Comunque la parte per me più incredibile è quella che non ci siano le impronte di Denise, veramente. Una parte del perché si potevano prendere subito, ecco, è stata fortemente sottovalutata. Ecco, Piera racconta, io quando andavo nella caserma dei carabinieri, e dopo lunghe ore di interrogatorio, l'unica cosa che ripeteva sempre, diceva: riportatemi mia figlia. Sapete cosa rispondevano? Se ci dice dov'è, gliela portiamo. Cioè davano per scontato che fosse stata questa donna a far del male a sua figlia. Un po' mi ricorda la vicenda di Veronica Panarello, no? Che sapete, quella che è successa a Santa Croce Camerina, in cui è stata la madre che ha ucciso il figlio. Non so perché si arrivi a sospettare così di una madre che, però naturalmente tutta la sua vicenda privata messa sotto manto a nudo. Vi leggo qualche altra parte. Ecco qua, sentite un po'. Chiudo gli occhi e la rivedo. Duro un attimo. Li riapro e temo che non sia mai accaduto. Ho paura di non averlo vissuto. Il tempo inganna i ricordi. Qui si sta riferendo naturalmente a delle cose che ha raccontato su Denise, su Serafino, questa bambolina che diceva le preghiere la sera. Ecco, il tempo inganna i ricordi. Prima e dopo il rapimento di Denise. Uno spartiacque che separa la mia vita e la mia memoria. Una linea che divide il tempo. Prima scorreva normalmente. Ora va per salti, fratture. Un attimo prima sono in ospedale, cullo mia figlia per la prima volta. Un attimo dopo sono passati 18 anni. Mi guardo allo specchio e mi chiedo se Denise mi somiglierebbe. Il tempo mi fa fare salti scuri, come dentro un precipizio. Dal 2004 Denise non è più con me. Scandisco le parole nella mia testa, le pronuncio piano per capire se sono vere, se sto sognando. Dal 2004 mia figlia non è più con me. Se mai mi sveglierò, forse mi accorgerò che è stato un incubo. Un'altra parte che vi voglio prendere. Vivo in un mondo di mezzo fra incubo e sogno. Vivo ogni momento divisa fra quello che immagino potrebbe accadere e la realtà così com'è. L'incubo di essere senza mia figlia. L'incubo di non conoscere la verità.
Poi una cosa che ho appreso da questo libro è che il reato di sequestro, così di un minore, quasi quasi a livello giudiziario conta di più, ecco così, un furto per un cellulare, per un telefonino rispetto a quella là di un minore. Allora che cosa è successo? Che nel 2009 è stato modificato il codice penale, quella che fu ribattezzata la legge Denise. Entrò in vigore nel 2009 e aumentò la pena massima per il sequestro di minore a 15 anni. Cioè, ragazzi, 15 anni il sequestro di minore, che dove è un abominio. È un abominio sottrarre un minore alla famiglia, ai suoi genitori, a tutto l'affetto. Piera, in questo libro si chiede che cosa vuol dire essere madre, soprattutto di una figlia che ha potuto avere fino all'età di quasi 4 anni, che oggi non sa se ancora, innanzitutto non sa neanche se è viva o è morta, ma soprattutto non sa immaginarsela. Pensate un pochino quanto può essere straziante per un genitore, e questo lo può provare solamente un genitore. Cosa vuol dire quando tuo figlio non c'è? Un genitore che è abituato continuamente a tenerlo, io mi rivedo quello che dice Piera, il sonno mio di notte è cambiato, non è più il sonno spensierato che avevo un tempo, adesso io di notte sto più allerta. Lei si accorgeva quando cadeva il ciuccio e un figlio gli è caduto a letto e è dovuto andare a pronto soccorso. Ecco, così non pensate che non sia successo anche a noi, ecco, nella nostra famiglia. Io stesso quando ero piccolo mi sono spaccato qua, c'è un segno che si vede soprattutto quando mi cresce un pochino la barba, un segno qui sul mento. Ecco, un genitore sta sempre attento anche di notte a sorvegliare i suoi figli. Non sapere se tua figlia, dov'è tua figlia o tuo figlio, non sapere se ha bisogno di te, immaginare i suoi pensieri, che in quel momento chiede: ma dov'è mio padre, dov'è mia madre, perché non ci sono, perché mi ha abbandonato, è un qualcosa di straziante. Vabbè ragazzi, io non saprei più cosa dirvi, non vi voglio leggere la lettera finale perché mi ha commosso sinceramente nel leggerla e non mi sembra giusto, perché questo libro lo potete acquistare naturalmente, adesso non so se c'è anche la versione economica di questo, sicuramente ne faranno anche una versione economica. C'è anche, e anche qui è molto toccante, perché pensate che Denise non è stata strappata solamente all'affetto di una madre, di un padre, naturalmente che è Piero Pulizzi, ma è stata strappata anche a un fratello che all'epoca aveva 11 anni. E qui appunto c'è, era l'estate più bella di Kevin Pipitone, in cui c'è questa, diciamo così, questa postefazione fatta da Kevin, che adesso credo che sia anche diventato padre, di una figlia, però non vorrei sbagliarmi, non mi pare che qui sia raccontato questo fatto, e anche per me è difficile realizzare fra quello che io so e apprendo dai media e quello che poi effettivamente io poi ho letto in questo libro. Naturalmente la mole delle cose che io so, che ho preso in tutti questi anni seguendo i media, sono di più rispetto a quelle che io ho trovato in questo libro, però ci sono alcuni dei dettagli, appunto io non potrei mai sapere i dettagli dell'estate più bella vissuta da Kevin e sua sorella, ed è toccante e commovente come anche la vita di Kevin sia stata stravolta. Anche lui immagina Denise oggi come una donna adulta che si trucca, mette un rossetto rosa, un bel vestito a fiori. E io vorrei chiudere così con un appello, perché anche stessa Piera si rivolge nella speranza che qualcuno un giorno possa prendere quelle carte che sono lì. Sappiamo c'è stato 3 gradi di giudizio, di processi contro Jessica Pulizzi, ci sono delle frasi, delle intercettazioni che sono state tenute fuori dal processo, dove sono chiare, soprattutto per noi che siamo siciliani e capiamo quel parlare lì, non c'è bisogno che venga l'interprete, sono chiare, diciamo così. Quindi la speranza così di Piera è che un giorno un magistrato possa così svegliarsi. Vedo tante volte questi magistrati in Italia che spesso si occupano di cause abbastanza inutili. E qua ci sarebbe tanto da lavorare. La verità è in quelle carte, dice Piera, e ne sono convinto anch'io. Ci sono stati testimoni, c'è stato Battista della Chiave. Ecco ragazzi, non voglio naturalmente entrare nella vicenda perché è molto complicata e non arriveremmo a niente, però mi piacerebbe che qualcuno un giorno si occupasse veramente di Denise, perché comunque sia, come è andata, questa donna merita comunque sia, quando un giorno arriverà naturalmente il momento di andarsene,
di sapere la verità su sua figlia. Ecco, mi è capitato, questo qua e poi chiudo, l'altro giorno di andare a far visita a una mia paziente, a volte vado a fare delle visite a domicilio, no, mi stanno massacrando le zanzare, una visita a domicilio, e uscendo, diciamo così, dalla casa, questa signora mi fa, una signora anziana, mi fa vedere questo qua, il mio angolino dei ricordi. E sa chi è questa? Ha preso una foto, una piccola cornicetta piccolina, c'era una bambina messa sopra un seggiolone. Ma dice, questa è mia figlia, l'ho persa all'età di 9 mesi, non è stato riconosciuto che aveva, insomma, una febbre, ecco, aveva l'acetone, ecco, non è stato riconosciuto dal medico, mi ha dato delle goccine, la bambina si è addormentata ed è morta, non si è più risvegliata. I figli restano sempre nel cuore dei genitori. Mi ha commosso vedere questa signora di più di 80 anni, credo, prendere la foto e baciare sua figlia. I figli non si scordano mai. Però ho pensato in quel momento anche a Piera. Questa signora comunque sia, sa la verità, sa cosa è successo a sua figlia, ha un posto dove poter anche andare a ricordarla, un posto dove poter anche, ai tempi, andò naturalmente a piangere. Piera non ce l'ha, non ce l'ha. E questa è una cosa che fa rabbia, perché vivere in un limbo così ti sega a metà. Come ha detto lei, non è vivere in questo modo, non sapere che cosa è successo, io la voglio far vedere ancora una volta, non sapere che cosa è successo a tua figlia. Quindi anche io lancio un appello, chiunque sappia qualcosa, anche la minima, anche solamente far ritornare il luogo, perché poi non finisce più questo video, starei veramente un giorno intero. Però è anche difficile anche per me, perché Piera si è rivolta, ha pensato un po' a dei medium, a delle medium per cercare di scoprire, tante si sono approfittate, tante hanno indicato il luogo dove scavare, dove trovare un corpo. Pensate che è andato Piera anche da una mistica, Natuzza Evolo, che penso la maggior parte di voi conosce. La prima volta che c'è andata, non so se prendo questo discorso perché sapete che io non sono credente, ma la prima volta che c'è andata Piera, questa qua, questa signora, gli ha detto non so dov'è, perché devono passare 40 giorni affinché poi le anime salgono, non so, in paradiso. E quando poi, quindi, Piera se ne andò, quando ritornò questa signora era abbastanza malata, le chiese dove era sua figlia e questa qui si concentrò e disse che sua figlia non era fra le anime così che erano lì in paradiso. Io me lo auguro veramente di tutto cuore che un giorno si possa veramente trovare questa ragazza. Per questo è importante, come dice Piera, continuare a cercarla. Non dimentichiamo Denise. Vi consiglio di leggere questo libro perché vi toccherà il cuore, soprattutto se siete genitori, e perché Denise è veramente quella che è stata ribattezzata la figlia di tutti noi. Io la penso spesso, sinceramente, e vorrei che anch'io, quando me ne andrò anche un giorno, mi piacerebbe avere anche una risposta su Denise Bipitone, su Emanuele Orlandi, su tanti casi. Piera ha conosciuto anche la Celentano, naturalmente, anche Angela Celentano. Mi piacerebbe tanto sapere che fine hanno fatto questa gente. Vabbè ragazzi, con questo io concludo e vi do appuntamento al prossimo video, naturalmente parlando di un argomento sicuramente più leggero. Ciao!